Benvenuti nel castello di Sonic. Infatti, guardate quanti ce ne sono. Allora, il castello è di Sonic, quindi tu stai fuori, ok? Imbecilli! Andatevi a nascondere. La zona che vale è tutto il castello, intorno al castello, anche dentro il labirinto, ma non troppo lontano dal castello. Vabbè, siamo vicinissimi più o meno. Io vi consiglio di sbrigarvi perché non avrò tanta pazienza. Aspetta, Lario, non vale, hai fatto il giro del castello, ma non c'è un'altra via, non c'è un secondo. Oddio! Allora, non è giusto. Puoi nasconderti, ma sbrigati, perché non ho intenzione di essere paziente ancora a lungo. Anzi, voglio essere malvagio oggi. E inizio anche a cercare io, sai cosa ti dico? Ti prego, potete spostarvi, potete anche andare a cambiare nascondiglio. Come dei Sonic veri. Sarò malvagio. Adagio diventai malvagio. Ci sono pure le prigioni dentro questo castello. Che bello che è. Io non ci metto piede, soffio. Magari c'è qualche imbecille che ha deciso di nascondersi dentro. Nelle prigioni non c'è nessuno. Assolutamente Lion. Nessuno. Per che favore. Schifo, Anna. Ma come l'avevi visto che ero entrata qui? Perché? Ma dove vai? Ma dove vai? Ti piccolo Tails. Cavolo, è difficile da fare. Corre, troppo veloce. Ti ho lasciata scappare, eri troppo veloce per me, ti ho lasciato andare. Tanto ne ho altri da cercare. Hai trovato nessuno, Lion. Va bene, vedremo. No, se trovo presenza, no, che forse non è finché nessuno. Finché c'è tempo di ridere, perché tra poco sarà finito il tempo delle risate. Ho un brutto presentimento. Allora, vediamo un po' se riesco ad andare in un punto di favore, perché no, qui... guarda, puoi anche restare dove sei, non c'è problema, amico mio. Infatti, ecco, non vale andare sopraelevato. Stai zitto, Alex. Giratelo il castello, perché tanto c'è una bella vista, si vede tutto, ecco. E poi dentro ci sono delle stanze. Sì. Certamente. Vediamo se hai visto qualcuno. Se c'è qualcuno. Ah. Oh, no, non l'hai visto, cos'è questo verso? In lontananza, i miei occhi pazzeschi vedono qualcuno che si è spostato. Non vale andare in giro adesso, però, E come no? Siamo dei Sonic, non possiamo star fermi. Non vale andare allora, in giro adesso. Allora, già capito chi è che hai visto. No. Dacci un terrore. Che colore era? Ho visto che ha trovato me. Perché va sempre in giro quando dovrebbe star fermo. Io non dico niente, ma dico che voi dovete subito andare a comprare le storie da brivido, il nostro nuovo libro. Corro subito. A fumetti, guarda corre come bello. Sonic per andare con anche libreria. La pagina degli sticker. Fate come Sonic, rasciate la libreria, andate a comprare le storie da brivido. Ma io lascio di brutto. Adesso, purtroppo, è arrivato qualcuno il momento. Qualcuno deve morire, ma non io, ti prego. C'è una persona che sta per morire. Dai, devi dirlo, palesemente. Ma non io, vero? Allora, non so chi sia, però... Secondo me lo sai di brutto, ma non puoi dirlo. Secondo me è giallino. Dacci un indizio. Non lo posso dire, però risponderò a una domanda. Questo personaggio che sto per uccidere risponde al nome di... Oh! Di... Chi? Don Sonic, Nucleus. Inizia con la S. No! E allora qua si screma. Però. Ti prego, dimmi che Alex, non me. No, dimmi che sono, ti prego. Dopo la S c'è una lettera T. D. Stronzata! Grande vittoria, grande vittoria. Sei stato nuclearizzato. Ho visto qualcuno. No, che hai visto questa volta? Dici un indizio di nuovo, ti prego. Allora, dico un indizio di nuovo. Ma sai cosa ti dico? Io me ne vado da qui. Perché... Oh, sei un bravo. Ma sì, ma fatti un giro, perché magari trovi carne fresca. Sì, perché non è giusto. Magari trovi qualcun altro. Cioè, quello lì ha avuto la sfortuna, poverino, di mettersi vicino a Stregatto. Non devi dare fastidio. Non devi dare fastidio. Cosa si permetterei mai cosa più, pensavi che stavi facendo lì a camminare sul labirinto? Cosa sei? Scusami, un vandalo? No, mi sto nella fontana. Allora, nei commenti scrivete tutti quanti Streccato vandalo. Vandalo. Che schifo, vandalo. Siete un teppista. Non posso tutto. Ti dovresti vergognare, Sì, sì, come Alex. Cioè, Alex no, si deve Alex, vergognare. No, perché cioè, Alex, l'umore di Alex è mi vergogno di quello che faccio. Perché continuamente sgrava. Cioè, sempre, tutti i giorni, no, Alex? È vero, non voglio sgravare più. Datemi un consiglio nei commenti. Dimmi piuttosto una cosa. Sì. Di questo castello, cosa ti è piaciuto fino adesso? Il fatto che nel labirinto è pieno di pigmei e io li posso siamo uccidere. Siamo noi pigmei, però. Siamo allora, molto bello.
come nel labirinto? Sì, sì, piccoli, piccoli pigmeini. Ho visto un altro amico. Questo qui è particolarmente interessante perché attira l'attenzione. Cioè, si vede da lontano, molto bello. No, non è un bel presentimento questo. No, allora è blu. Dai, fa segnali di fumo. No, non è blu, è rosso, perché il rosso va da più lontano. No, hai ragione. Il rosso è attizza. Il rosso, no, però, no, il rosso non però è bello. Anche il blu attizza, eh. No, non è vero, Lion. Il blu fa molto contrasto col verde. No, il rosso si vede da più lontano. Il rosso si vede da più lontano, però, eh. No, il rosso è una foglia, il rosso sono le foglie rosse. Poi si sa che il Lion dentro di sé è feroce come un toro, quindi il rosso attizza. Visto? Ah, ne ho goduto. Adesso mancano in due, manca un Sonic e un Tails. Tails, Alex, non essere così trinariciuto e ignorante. Non essere trinariciuto. Sonic e Tails, adesso entro nel castello. È troppo forte essere invisibili. Allora, hai una lamentela. Ma sei stato invisibile tutto il tempo? Streccato una lamentela, vieni qui all'entrata del castello a presentare la tua lamentela, dai. Sì, non ci sarei andato, te lo dico subito. Allora, salve, signore. Buongiorno. Allora, dimmi un po' che cosa hai da dire senza nessun timore, Sì. Sparito, sì. No. Però non posso. Non mi albettare perché mi fa arrabbiare, Allora, dai. È un po' forte. No, hai balbettato. Addio. Avrei anch'io dalla mente la posso sborra. Sono sì, qui davanti. Però, no, non allora balbettare, però. Sì. Non balbetterò, signor. Lei, veramente, noi siamo piccolini. Lui è troppo alto, tutto spaghettoso. È pericoloso. Questo è vero, è molto grosso. Vabbè, ma questa è una lamentela brutta, quindi. No, ho dovuto farlo. Cioè, ma non ci possiamo lamentare. Magari Mr. Forchetta soffre per il fatto che è così che forchettoso. È così, discriminazione. Ma che schifo. Cioè, ma tu ti vedi che sei brutto, stupido. Ma che sociamoci da piasina. Un po' fallite. Sono veramente tutto un po' così, un po' così. Invece Mr. Forchetta è bello. Cioè, come ti permetti giudicare il Mr. Forchetta? Non lo farò mai più, mi scusi. Guarda, non c'è vergogna nel mondo di oggi, Una roba veramente terribile, terribile. Veramente trinariciuto, direi. Allora, sto nel castello. Chi c'è nel castello? Ne mancano due. Sai che non è nel castello. Sta correndo per i Tails verdi. Nel castello. Allora, che Sonic stia correndo, non è corretto. Ferma. Non è vero, sto fermo. Era per dire che sono i prati verdi. Stava barando di nuovo. Barando di nuovo. Era per dire. E vuoi uscire dal castello per andarlo a cercare? No, vai nel castello, Alex, a cercare Tails. Sei disgustoso. No. Sempre, tutti i giorni della tua vita. E il bello è che glielo diciamo tutte le volte. Ma lui continua a disgustarci. Alex, io non voglio più essere disgustato da te. Basta. Come si fa? Devi disdire l'abbonamento del disgusto. Ma tu lo devi disdire, sei tu che sei disgustoso. Cioè, ma tu ti sei abbonato al disgusto. No, che sei abbonato, allora ti devo cacciare via, non lo so. No, è quello è disdire l'abbonamento. Ma poi Cambia il piano. Non lo so, ti faccio fare una terapia antidisgustoso, non lo so. Esatto. Ci proviamo. Anna, io nel castello non te trovo, dove sei? Allora, guarda, io mi sono accorta e non me ero accorta che si è aperta una porta. Per di più. Ho fatto anche la rima. Una porta segreta, ma non sei su io, ero convinto. No. Si è aperta una porta che dà sull'esterno. Allora, io ero sicuro che tu fossi sul tetto del castello, perché ti avevo lasciato lì. Ed è così. No, non ci sei sul tetto del castello. Magari c'è un passaggio segreto, guarda bene. Anna è invisibile, sta barando. Ma questo è un nascondiglio. Magari nascosta molto bene. Surplus, ti ho vista, sei nell'aiuola. Però, best nascondiglio. Meriti di non essere uccisa. Grazie. Questo premio. Scusa, non ho saputo niente. Ma è stato un ottimo nascondiglio, Anna. Molto brava, vedete, questi sono dei bei nascondigli. Quelli che fanno 10 punti ad Anna, è vero. Grazie. Allora adesso dobbiamo trovare quel barone. Il mio nascondiglio fa schifo, mamma però, in confronto quello che bara. Lion, io ti dico una cosa. Io ogni volta che mi nascondo c'ho sempre degli avvoltoi che mi puntano. Ah, brava, vendicati. Ma no, ci vanno gli avvoltoi. No, non vale. Ma vale di brutto, visto che lui faceva l'avvoltoio. Il rantegoso ha detto che si trovava nel verde verdeggiante. Quindi sei nemica negli aiuole intorno. Ed anche il castello, però non sono negli aiuole. Allora sei dentro il labirinto. Un po' illegale. Alex è palesemente illegale. Sono dentro il labirinto. Avvoltoio. No, mi stanno avvoltoiando. Cavolo, ma lì è lontanissimo. No, è il castello vicino. Cioè, ha barato. Ma lui è un infame. Se è qui, è molto più lontano di tutti voi. Dove siete andati che voi? Che schifo di persona. Che schifo, aspetta. Disgustoso. È un pochino disgustoso. Lontano lo è. Ho paura di morire. Fate un po' di avvoltoio di nuovo, per favore. Ma cacca.
Vabbè, lì non è lontano, però. Non è così lontano. Basta, amici, però. Pronto a essere avvoltoiati, eh? Ok, basta, non serve più. In teoria. Che sei già qua? Che animale sei, Alex? Sono un riccio blu. Un riccio blu? Ma io ho visto un riccio giallo. Ma infatti lui è un riccio giallo. Un riccio giallo perché sono d'oro. Allora, secondo me tu non sei d'oro, tu sei deficiente. Perché no! Non sai neanche di che colore tu sei. Ma come si fa? Non mi posso vedere, non c'è uno specchio. Beota, beota, no! Alex il beota, lo beota, anzi. Lo scrivete, no, nei commenti, Mans, per favore. Comunque ti ho trovato. Ma mai trovato? No, non è vero. Stiamo allungando la sofferenza in questo momento, Alex. E che lo so che a te piace un po' allungare la sofferenza di Alex. Però guarda che non lo vedrai arrivare, è terribile. Non mai trovato. Mi piace allungare la tua sofferenza. Non allunghiamo nulla, Dio, perché tu non mai trovato. L'allunghiamo, che ne sai, magari io ti sto guardando. No, io lo so, perché sarei già morta. Sei troppo inquietante, ma lo sai che a lui piace guardare la sua vittima? Sì. Sì, sì. No, sì. La faccia anche. Dammi chiudo a riccio, non mi puoi prendere perché ti pungo. Mi pungo? Vuoi essere il punto? Oh, oh no. Bonsoir. No! Sono, ti prego, facciamo uno scambio di nostro gatto. Ma che vuole da me? No, ti sta cantando in faccia, questo è un rituale. Sta per uscire da bratti. Invece no. Non di più, non mai più fatto. Sei un piccolo. Mister Forchetta. No, quando cazzo è finita? Quando è finita? Qua. Ma tornerà. Basta. Ma di vai qua. Via. Non tornare. Non tornerà. Non Mister Forchetta. Forse è andato via. Ma poi bello, c'è Godurria. Mi piace. Mi è piaciuto. Come meritava. Adesso un altro di voi potrà essere me il mostro. Piacevole. Allora Lion, io c'ho un nascondiglio per te che secondo me nessuno sa. Allora Anna deve stare con me. Stregato è stupido. Io mi sono Forchetta. No. Allora no, posso stare anch'io con te poi. Anche se il mostro, mi stai effettivamente male. Alex è stato trovato per ultimo, quindi meriterebbe questo giusto. Però non meriterei. Ma un po' barato perché vabbè, correva. Un pochino. Vabbè, dai. Beh, Alex, ok, diventa tu Mister Forchetta. D'accordo, vediamo. Tutti. Però non ci deludere, perché no, sennò no, te lo giuro. Saremo arrabbiati. D'accordo. Ecco qua. No, faccia il muro, per e favore. E non guardare. Non puoi divenire invisibile. Ok, va bene. Solo che io. Non si fa, è brutto. Perché Mister Forchetta mi ha dato il permesso. Però. Sì, quello sì. Allora, Anna, portami. Voi andate no, per conto vostro. Ti prego, aspetta, aspetta. No, fammi venire con te. Ti prego. No, allora, no, dovete andare via. Andate via. Cioè, chiudo anche questa. Dai, andate nella bea. Dai, su. Ma è possibile. Sta fame. Che? Dai, piedi. Guardando dalla bocca, cioè, guarda, che brutto. Oh, non è troppo difficile. Che io sono Mister Forchetta strano, Ma bellissimo. Dai, voglio vedere anch'io le mani. Oh, sta sbirciando. Oh, vai via. Vado via. Vado, guardo via. Ma sbirciato. Dopo, se lo prendo per primo, può piccionare. Allora non ti permettere, no, non venire non mai. Io sono uno lealissimo fino alla fine. L'unica cosa è che è un po', come dire, sai, inquietante. È un po' tenebroso, ma bellissimo. Ma se apparo lì dopo Però puoi fare anche guarda me così. Dove sei? Aspetta. Bellissimo uomo. Io volevo stare con voi. Guarda. No, non tu fare nulla qua. Bello. No, e ferma. Fai così. Oh, è bello, bello. No, cosa sta succedendo? Voglio fare anch'io queste cose. Mi sembra che vuole andare. Allora, pronto, Alex Nauz? Sì. Ok. Allora vai pure, cercaci. Paro! Qua. Sì! È finita. Com'è? Per te. Cioè io te lo ma dico non già. Non ci troverà mai, te lo dico io. Ma ovviamente è bello, un bel ma puoi per caso arredare un po', sai, per metterci comodi? Sai che ci stavo pensando anche io, cioè, mi hai letto nel pensiero. Mi hai letto nel pensiero. Allora Alex, tu fatti gli affari tuoi, per favore. Arrivando, me lo sento, sono vicino a qualcuno là. Allora, metterei magari uno di questo, uno di questo. Giusto un pochino per fare atmosfera. Ma cosa fate? Stai facendo l'allenamento? Dai, no, voglio anche un po' di scatolette. Dai, una scatoletta. Ti sto capendo e mi sta piacendo. Non vale, No, Anna, mi sa che non mai capì. Cosa hai capito? Ah, no. Non volevo fare niente di strano. Cosa hai capito? Ok, allora mi piace. Pensai che io volessi evocare un altro mostro per uccidere Alex, per caso? Anche se poteva fare no, anche non quello. Ti fai. Ci avevo pensato, effettivamente. Che ne dici però di un bel divanetto per accomodarci? Così? Magari. Stuzzichini, mi piace questa. Io volevo mettere. Ascoltate, io vorrei sapere un indizio. Sì. Piadina te lo dà. Vai, Piadina, no, un bel indizio. Okay, sono un po' alto, sono in alto. È alto, Piadina. Attenzione, Piadina. Vabbè, anche io sono alto. In alto. Molto in una posizione bislunga, direi. Bislunga, ho anche messo quella. Non ti trovo. Ma secondo te qua dentro che c'è? Perché sembra che c'è tipo un buco. Ho visto, però non dare indizi. Cioè, indica e basta. Un buco?
No, stai zitto, tu non puoi sentire non le cose. Non posso sentire, hai ragione. Non vuole nessun parlare buco, di cioè. Nuovo. Senti, ma non trovo nessuno. Fatene la vergogna, perché cioè no. Qui noi siamo nascosti bene, il ma streccato il piedino no. Fame. Io faccio lo schifo di brutto. Io dai, sono su. Nel labirinto. Dai, c'è qualcosa Alex. Qua. Poi sappiamo che quando ha carenza di zuccheri c'ha problemi. Comunque, no? Ioanna, nel dubbio, non ci trova, perché non ci trova. Però è bravo. Però, infatti questo io pensavo che tu avresti fatto. Bravo. Capito. Non puoi andare a caccia? Ma di brutto. Una bella doppia porta qui. La metto. Mi state guardando di brutto. Tu cerca, magari ci trovi. Che hai trovato Pierina? Non è successo niente, non è successo niente. Può essere? Cosa è successo? Aspetta. Dai, la porta salva. Come si fa? Pierina, ti devi far possedere. Cos'è questa perdita di tempo qui? Cioè, non ho capito. Ma cosa sei? Stupido? Ma guarda che mi serve Alex. Così c'è da vergognarsi di una performance del genere. Cioè, c'è da mettersi veramente le mani nei capelli. Stai essendo scarso. Sì, ma è piadina. Cioè, ci mancava pure. Un po' scherzino. No, no, com'è possibile? Va bene, dai, va bene. Anche lui verrà posseduto, ma rimane uno. Ma è un avvoltoio, lo so. Beh. Tonic può correre per caso. È difficile arrivarlo però, c'è sta quasi arrivando. Alex, ecco. Stai essendo molto brutto ascoltare te che fai queste cose, lo sai? Stai essendo poco intrattenitivo, veramente poco. È anche dove poco spaventevole. Veramente triste, Alex. Veramente triste. No, no. È un Mr. Pochetta un po' lento. Cioè, non hai neanche ammazzato te. Sì. Ma io fai schifo. Chiamato cioè, un'ora. Mr. Cucchiaio. No, ma sì, Alex, sei talmente soft. Sei un cucchiaio di plastica, dai, un fai schifo. Di plastica. No, sono Mr. Forchetta. Ma sai, sei Mr. Cucchiaio di plastica tu. Ma dove sei andato? Ma che roba. Non ti fa, glielo puoi dare un indizio a sto Mr. Cucchiaio. Allora, io ti dico questo. Se vi mettete a cercarci tutti e tre, tranne Piadina che ci ha visto, dai, perché io fa schifo. Dai, io ho parlato un pochettino, sbirciato. Quindi se ne va fuori dalla mappa. Ma l'ho fatto cercare anch'io. Dove siete? Non capisco. Cerca. Dai, ma c'è essere in castello, puoi dire questo? Sì, siamo vicino al castello. Ho trovato di un passaggio segreto bellissimo, ma non c'era nessuno. Ma non è che è nel cortile? Dai, magari là, nelle uole. Ci sono delle porte effettivamente che abbiamo attraversato. Non che non ti sul dico cortile. Niente. Gatto, può succedere una rinuova? Ma no, si sta cercando con te, ma... Ti sta aiutando, fai è veramente vero, schifo Alex come persona. Dai, datemi un indizio perché è difficilissimo. Allora, ti do un indizio. Non sono nella culla di tua sorella quando aveva 6 mesi di vita. Questo è molto importante. La culla di mia sorella non c'è qua. Allora te ne do un altro. Non sono nella pasticceria che ha cucinato il tuo 6° panettone che hai mangiato quando eri in vita. No. A un mese. Non è che c'è quella. Bello, sta. È vero. Alex va. Posso dargliene uno di indizio? Dagliene uno anche tu, dai. Non siamo nella busta di caramelle che hai mangiato all'età di 8 anni. Ma è troppo complicato questi grossa indizi così, qua. Era, e poi tipo è grossa, grossa. Un sacco come di si juta. Trova? Ci stavamo lì dentro, comunque. Ci sono introvabili. Potete rinunciarci adesso, ve lo dico. Alex, te ne do uno. Ed è qua. Te ne do uno vero di indizio. Non no, mi vedo. Non ti vedo, non ti vedo. No, te no, ne do non sei uno qua. Vero. Te ne do. Ma scusa, ma sto passaggio segreto che hai detto di aver visto, no? Com'è fatto? Sì, dimmi. Allora era un passaggio segreto che pensavo fosse una porta, l'ho toccata. Sì. Si è aperta e c'era una scala fino a giù. Però l'ho bloccata. E non c'è nulla. Okay, tipo. Non siamo lì dentro perché non si può andare. L'ho trovato anch'io, però si arriva fino alla fine della scala. Poi è bloccata. Ma io mi volevo ficcare sotto la scala. Ma Lion ha detto no, non lo facciamo, non va bene. Perché se si poteva entrare sembrava buono, ma era bloccato, quindi non si può entrare. Ma poi vi sto cercando. Anch'io non vi ho mai visto. Però siamo invisibili. Non siamo invisibili. Ti do un indizio. Siamo effettivamente molto vicini al castello. Molto vicini al castello. Siamo molto vicini al castello. Ma dentro o fuori? Adesso vuoi sapere troppo. Adesso vuoi sapere troppo. Posso dare un indizio piccolino anche io, piccolino? Ma su di noi. Ma datelo su di te, imbecille. Ma io sono morto subito. Allora che cavolo vuoi? Ma come ti permetti? Che schifo. Ma sei un bunker segreto. Permetto, è un po' difficile, cioè, ma voi vi rendete conto di cosa voleva fare questo snitch schifoso? Cioè ci voleva sbrocciare perché è stato preso per primo. Però non l'ho fatto, mi sono trattenuto il movimento. No. Tu mi hai chiesto a me se lo potevi fare, quindi tu lo volevi fare. Che dai, schifo. Che io volevo. Riconosco che volevo, però non l'ho fatto mai. Non l'ho fatto. Alex, io mi sto annoiando però. Lo so Lion, però io non vi trovo. Cioè così non è possibile, Alex. Qua c'è da annoiarsi. Sto girando tutto il castello. Da cima a fondo. Cioè qua possiamo girarci tutto il castello, giardino, giocare a ballucci, giocare con le cose, giocare a mano. Uscite un po', no? Secondo me è Mr. Cucchiaio che è scarso. Oppure troppo forti. Cucchiaio di plastica.
plastica, prego. No, cucchiaio di plastica. Bisogna essere specifici. Forse stre cucchiaio d'acciaio. Tu sei proprio di plastica. Bello d'acciaio. Te lo trovo, lo cido, però. Ma io direi anche cucchiaino da destra. E io cosa sono? Scusa, di plastica. Tu, Piadina, sei uno snitch schifoso. Sai cos'è, Piadina? È quelle stecchette di plastica che si usano per girare il caffè. Che schifo. Aiuto, poi le butti via subito. No, quella è terribile. Snitch. Quelle snitchano di brutto. No, quelle snitchano tutti quanti. Meriti il peggio. Alex, dai però. Ma è impossibile. Io mi sono arreso. Alex, qua stai lacrimando come cicola sui giorni d'oro. Che piangino piangione che sei, eh. Mamma mia, Alex. Dai, io metto pure un bimbo. Allora, adesso ti dico. Allora, qui non c'è altra possibilità che guardarti il video e vedere dove eravamo nascosti. No, qua c'è qualcosa che non conta. Il passaggio segreto è apparsa un'armatura. Boh, non lo so. Che vuoi? È infestato. Dai, voglio sapere. Ma anche te che ci passi 10 volte nello stesso posto. Scusa, ma se non c'eravamo la prima volta, cosa ti fa pensare che ci siamo la quinta? Strano, magari si poteva passare poi sei là. Ma se è chiuso, scusa, io non so cosa dici, però se è chiuso è chiuso, no? Cioè, se è chiuso è chiuso, scusami, come lo strano, passi tu, non passiamo neanche noi. Mi sembra un po' peculiare che possiamo essere lì dentro. E adesso che facciamo, Lion? Niente, tu non saprai. Uscite, io perso. Rimarrai con il dubbio di dove eravamo nascosti finché non uscirà il video, tu potrai guardarlo. Abbiamo vinto tutti. No, tu hai perso. No, dai, 50% di vittoria. Io e Lion abbiamo vinto. Io e Anna, team palleggioso forever. Molto bravi. Noi, però adesso ci fermiamo. Io vi ricordo che trovate le storie da brivido in tutte le librerie. Andateli subito a comprare. E Lion out. Ciao.